Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo video. Ok, oggi vediamo un interessante trucco che ci permetterà di impostare su Google Maps in maniera veramente rapida un qualsiasi itinerario da seguire per arrivare in un determinato posto quando non conosciamo bene la strada. Dovendo impostare infatti il navigatore per farci arrivare ad una determinata destinazione, dobbiamo compiere ogni volta una serie di operazioni sullo smartphone che a volte possono rivelarsi fastidiose, poiché siamo alla guida della nostra automobile e non possiamo permetterci di distrarci più di tanto. Con il sistema che vedremo invece faciliteremo la nostra operazione cliccando una sola volta sul display del nostro smartphone. Vediamo quindi come procedere. Ok, come esempio prendiamo in considerazione il fatto di dover ritornare ad una destinazione abbastanza comune, ossia la nostra casa. Impostiamo quindi un collegamento rapido che ci permetterà ogni volta, con un solo tap sul display dello smartphone, di impostare automaticamente sul navigatore il percorso da seguire, indipendentemente dal punto in cui ci troviamo. Iniziamo attivando il GPS sul nostro smartphone. Questo si fa dal menu a tendina che si abilita scorrendo con il dito dall'alto verso il basso. Da qui possiamo abilitare il ricevitore GPS pigiando sull'icona segnaposto che troviamo tra le varie opzioni. In genere è contrassegnata con la dicitura posizione, oppure geolocalizzazione, o ancora GPS o roba simile. A questo punto apriamo l'applicazione Maps che di norma si trova nella cartella riguardante gli strumenti di Google. Nella schermata che ci appare, pigiamo in alto sulla casella bianca di ricerca. Tappiamo poi ancora in alto a sinistra sul riquadro dove c'è scritto casa. Nella successiva schermata inseriamo in alto la nostra destinazione abituale. Quindi, per esempio, inseriamo Soverato, Viale Kennedy 134. Appariranno in basso dei risultati. Selezioniamo ovviamente quello che ci interessa. Nella successiva schermata pigiamo poi sul pulsante Ignora. Pigiamo infine di nuovo sul riquadro in alto a sinistra rappresentante la nostra destinazione abituale e quindi la nostra casa. Bene, fatto ciò, Maps ci mostrerà sulla mappa un primo itinerario da seguire, che parte dalla posizione dove al momento ci troviamo. Adesso, per creare il nostro collegamento rapido, pigiamo in alto a destra sull'icona raffigurante tre puntini in verticale, per far apparire il menu delle opzioni. Da questo menu, pigiamo sulla voce Aggiungi itinerario alla schermata Home. Fatto ciò, chiudiamo Maps e notiamo che adesso sul display c'è un'icona raffigurante una macchina che, se cliccata, imposterà automaticamente l'itinerario da seguire per arrivare a destinazione, attenzione, da qualsiasi punto noi ci troviamo. Ad esempio, se siamo a Torino, pigiando sull'icona, imposteremo rapidamente il percorso verso casa senza dover specificare che siamo a Torino. Stessa cosa se ci troviamo in qualsiasi altro posto. Basterà semplicemente pigiare sul collegamento rapido che abbiamo creato senza doverci preoccupare di impostare il punto di partenza ed il punto di arrivo. Ovviamente avremo bisogno della funzione GPS attiva per poter determinare rapidamente l'itinerario. Ok, per oggi è tutto, grazie della visione. Se vi è piaciuto il video, iscrivetevi al canale, oppure mettete un mi piace, oppure lasciate un commento, oppure condividete. Detto questo, ci becchiamo al prossimo video. Ciao ciao!